Bentornati amici, oggi sono qui per farvi vedere come si spacchetta e si monta il Ronin SC. Si tratta di un gimbal stabilizzato che serve a rendere più fluide le nostre riprese video. Io l'ho già testato sul campo, metterò alcuni frame di test alla fine di questo video, quindi aspettate fino alla fine del video se volete vedere come performa. Vi anticipo che io lo sto utilizzando con il mio muletto, che è la Canon EOS 550D, quindi questo è un gimbal stabilizzato pensato per delle mirrorless. Io non ho delle mirrorless che desidero usare su questo setup, per cui sto usando una vecchia reflex, oltretutto anche vecchia. I risultati non sono niente male, devo dire, ma qui stiamo testando il gimbal, non la camera, quindi quello che ci interessa non sarà tanto la qualità dell'immagine quanto la fluidità dei movimenti, che andremo a vedere alla fine del video. Ma prima vi faccio vedere come si monta e soprattutto come si bilancia questo piccolo amico, perché ho scoperto che non è stato per niente facile la prima volta, quindi bisogna assolutamente prenderci un po' la mano, dopodiché diventa comodissimo. Ora lo accendo, vi faccio anche vedere un paio di cose di cui questo piccolo amico è capace. Innanzitutto vedete che quando si accende va subito in posizione da solo. Sul retro c'è questo joystick che vi farò vedere nel dettaglio. Muovendo questo joystick, come potete vedere, io posso muovere la camera, posso orientarla in alto, in basso, a destra, a sinistra. La cosa molto bella che hanno fatto, c'è questo grilletto incapsulato nel grip. Se io premo due volte in rapida successione, la camera torna in posizione. Il treppiede può essere chiuso e diventa un'impugnatura che io posso utilizzare durante le riprese per renderlo ancora più stabile e ancora più comodo. Una delle cose che mi piacciono di più in assoluto di questo gimbal è la possibilità di tiltarlo tenendo premuto il grilletto, ovvero se io la muovo avanti e indietro, la camera rimane sull'asse, quindi io posso alzarla e abbassarla e la camera segue il mio movimento, che posso anche andare a implementare con l'utilizzo del joystick durante la ripresa. Veramente molto bello, molto fluido. Vedremo i risultati alla fine del video, ma prima vi faccio vedere come si monta e come si bilancia. Innanzitutto, la prima cosa di cui ci rendiamo conto è che questo gimbal viene con una bellissima valigetta di un materiale che non è resistente, però tant'è, è una cosa in più. Serve comunque a proteggerlo dagli urti. Cominciamo estraendo il grip e il sostegno. Il sostegno va avvitato dentro nel grip come vi sto facendo vedere. È una vite semplicissima, ce ne sono due ma non potete sbagliare perché sono diverse. A questo punto andiamo ad aprire il treppiede perché ci servirà come sostegno per le operazioni che seguono. Boom! Andiamo a posizionarlo qui. Procuriamoci il motore, che è la parte principale del nostro gimbal perché è il pezzo che effettivamente andrà a lavorare per stabilizzare gli assi della nostra camera. Lo facciamo scivolare sulla rotaia del sostegno e, cosa importantissima, andiamo a chiudere questa levetta che vi sto facendo vedere in maniera tale che non scivoli in avanti quando facciamo dei movimenti con la camera. A questo punto andiamo ad aprire tutti i blocchi perché inizialmente le braccia degli assi del gimbal sono bloccate. Andiamo a rimuovere tutti i blocchi, in questo modo possiamo posizionarlo come dovrà effettivamente stare. A questo punto andiamo a rimettere il blocco. Andiamo a rimettere il blocco su questo asse come vi sto facendo vedere perché dobbiamo andare a bilanciare prima questa parte. Procediamo quindi procurandoci una camera. Ora dobbiamo andare ad avvitare il sostegno sulla nostra camera. In questo caso io lo avvito in posizione pesante. Come potete vedere ci sono delle tacche sotto che vi indicano il lato su cui deve andare la lente e vi indicano in che punto posizionare la vite a seconda del peso della vostra camera. Questa è una camera che non è leggerissima e soprattutto ha un obiettivo che viene un bel po' avanti, per cui io la metto su pesante. A questo punto andiamo a infilarla nel nostro gimbal. La prima cosa che dobbiamo fare è allentare la vite in maniera tale che la camera possa scivolare comodamente sul binario. Andiamo a premere il bottone di quick release, altrimenti non entra. Andiamo a infilarla dentro e adesso non esce più una volta che abbiamo mollato il bottone. Come potete vedere non è bilanciata, ovviamente, perché la dobbiamo ancora bilanciare. Questa è la cosa più complicata. Dobbiamo bilanciarla in maniera tale che non pesi né in avanti né indietro. Dobbiamo cercare una posizione in cui la camera rimanga ferma da sola. Nel momento in cui la camera rimane ferma da sola, possiamo procedere a bilanciare il secondo asse, quindi andiamo ad allentare la seconda vite, posizioniamo la camera con l'obiettivo all'insù e dobbiamo fare la stessa cosa di prima, ovvero la camera dovrebbe rimanere ferma nella posizione in cui la lasciamo. Vedete che qui pende all'indietro, quindi non va bene, quindi la spostiamo un po' avanti, ma ora pende in avanti. Troviamo la posizione intermedia in maniera tale che la camera rimanga così come io la metto.
Ecco, adesso rimane con l'obiettivo all'insù, per cui io posso restringere questa vite e adesso la camera dovrebbe essere bilanciata su questi due assi perché rimane esattamente nella posizione in cui io la metto, come potete vedere. Se la metto su, rimane su, se la metto dritta, rimane dritta. A questo punto andiamo a rimuovere il blocco che avevamo rimesso prima e vediamo che la camera shifta completamente in basso, questo perché dobbiamo andare a bilanciarla nuovamente. Adesso questa cosa è un po' macchinosa, ma rallentiamo la prima vite. Questo binario, oltre che scorrere avanti e indietro, ha una parte che scorre anche a destra e a sinistra, come potete vedere, e ora vedete che è già più bilanciata di prima. Noi dobbiamo fare in modo che rimanga dritta, per cui se la posizioniamo troppo a sinistra penderà da una parte, se la posizioniamo troppo a destra penderà dall'altra. Dobbiamo, come sempre, trovare quella posizione intermedia e allentando la vite si sballa anche il primo parametro che avevamo impostato, quindi dobbiamo ribilanciarla un po' tutta. Dobbiamo trovare un bilanciamento per cui stia bella dritta su entrambi gli assi. Una volta che l'abbiamo trovato, possiamo andare a fare l'ultimo bilanciamento, ovvero possiamo rimuovere l'ultimo blocco e vedere se inclinando il gimbal la camera rimane ferma. Se la camera rimane abbastanza ferma, possiamo accenderlo e provare a eseguire il test tramite l'app. Ora io l'app l'ho già scaricata, vedete che quando lo accendo si posiziona dritto da solo. Io vado ad aprire l'app Ronin che trovate gratuitamente, vado ad abbinarla al mio gimbal, vado a iniziare il test di bilanciamento. Ora, per il test di bilanciamento, come vedete sul monitor, bisogna innanzitutto averlo in posizione centrale, dopodiché bisogna spostarlo di 15 gradi su un lato. A questo punto premiamo inizia test, vedete che lui si muove da solo perché sta facendo delle operazioni per rendersi conto del peso di cui l'abbiamo caricato e del bilanciamento del peso di cui l'abbiamo caricato. Quest'operazione dura una decina di secondi al massimo, dopodiché abbiamo un esito che speriamo sia positivo perché il bilanciamento l'abbiamo fatto correttamente. Infatti tilt roll e pan eccellente, per cui abbiamo bilanciato correttamente tutti gli assi. A questo punto possiamo andare a utilizzare il nostro gimbal con la camera. Una cosa che è importante dire: dobbiamo mettere la camera sul gimbal così come l'andremo a utilizzare, per cui se abbiamo un obiettivo con il barilotto che shifta lo dobbiamo già mettere nella posizione in cui lo andremo a utilizzare, altrimenti il bilanciamento dovrà essere rifatto. Idem dicasi per accessori vari che vogliamo andare a inserire. Ovviamente se vogliamo attaccare un microfono sulla camera, questo andrà ad aggiungere del peso e quindi dovremo rifare il bilanciamento da capo. Quindi andiamo a mettere sulla camera quando è già il setup definitivo comprensivo di tutti gli accessori che vogliamo andare a utilizzare.